I don't know if I'm changing over. In the moonlight, I can't kill this feeling sober. So I start to come alive. Bella frizionata, ma niente, ancora niente, stiamo aspettando lo strike per festeggiare la laurea di Federico, ma siccome qui, come dice un amico mio, la cera si consuma e il morto non cammina, e voi non avete capito cosa vuol dire, l'hai capito tu? Sì, certo che cioè? Che la candela... Bravo, la sa allora lui. Certo, la candela si consuma, e però... il morto rimane sempre là. La candela della veglia si consuma, ma il morto rimane sempre là. Dai, festeggiamo la laurea di Federico. Ieri si è laureato e oggi si è dedicato questa giornata in mare. Con i miei amici, con i miei amici. Ah, prendo la bottiglia, stappiamo. Stappiamo la bottiglia, facciamo gli auguri a Federico. Che era? Che pesce era quello? Per me è Aguglia. Tepe? No, te lo dico io, Aguglia. Aguglia. È un classico, non è la prima volta che succede. Ala. No, la lunga. Mette subito tutto dentro. Dai, che parte in diretta mentre sta. Magari. Oltre alla bottiglia. Vediamo se stappa un pesce da sto mare. Dici qualcosa sulla laurea che hai combinato. Ho scritto. Molto bene, ho fatto una tesi sul tonno, quindi vorrei passare dalla teoria dei giorni scorsi alla pratica, nella speranza appunto che il mare... Beh, il tappo non il mare. No, il tappo lo teniamo per ricordo. Il tappo dico non il mare, che hai capito? Federico! Mi piacerebbe, sarebbe troppo bello! Però... Allora, bicchieri! Gioca te! Allora, bicchiere a Mike, al capitano, un angelo e un armozzo zozzo. Auguri Fede! Grazie, ragazzi! Tanti auguri! Tanti auguri! Cin, auguri cin, e tanti pesci! Tanti pesci! Amen! Salute! Buono! Buonissimo! Dolce!
al punto giusto. E mo la patatina, perché la patatina tira, come dice un altro amico. La patatina tira. Caro Federico, lei lo scandaglio non va mai inquadrato. No? No. Soprattutto il GPS che è lo scandaglio. Ah! Vabbè, copriamo le coordinate. E le marche per non fare pubblicità. Comunque qua sotto non ve lo dico, cioè non ve lo facciamo vedere, ma segna pesce. Vai sulla fiducia. Che ha pescato, Fede? Abbiamo pulito un po' il mare. È grosso, comunque è grosso. Plastica ragazzi, plastica ovunque. Oggi hai fatto un gesto di... Speriamo che il mare ci ripaghi per questo gesto. Vabbè, in primis lo facciamo sempre per noi. Certo. Poi per il mare. Ho un tempo a levarli e a lasciarlo solo un panzo o solo ancora. Allora, oh, eccolo! Aie! Vai! Io strike! Strike! Chi va in canna? Va tutto veloce. Cintura? Com'è cintura? Ah, è non definito, qua di lato. Dai, gara lunga! Chiudi. Prendi il punto, vabbè, ritorniamo. Guarda qua. Auguri Fede! Grazie ragazzi! Bella Fede, auguri! Dalla laurea! Ci voleva il pesce! Ci voleva il pesce, finalmente! Dai! Finalmente! Adesso sì che sei laureato! Adesso sì che sono laureato! Comunque è un bel pesce, laureato ragazzi! Laureato in scienze e tecnologia della pesca! No, stavamo provando gli artificiali che non navigavano! Comunque è veramente un bel pesce, eh? Auguri! Vai! Dietro orecchie! Vai! Eccoci, a posto così! Raga! Ma che stai chiuso un po'? Ma è stato uno strike! È un bel pesce, questo è il rosso. È il red! Bella Fede! Ci siamo ragazzi! Strike! Fatemi combattere questo. Loro sostengono sia la lunga. Io per esperienza vi dico invece che secondo me è un bel rosso. No, no. Ora vediamo. Sui 30. Almeno la lunga superiore. Sui 30? Sui 30, no, ragazzi. Alla lunga. Alla lunga sopra i 7-8 kg. Ragazzi, no, il pesce 10 massimo. Che è un bel pesce. Non è tonno. È rosso. Vogliamo fare la scommessa? Dai. Vai, che allora, ci vogliamo 15. Che paghi la benzina la prossima volta. Va bene, andata, pago io. Per me è rosso, magari sul peso mi sbaglio, ma per me è rosso. Per me invece alla lunga dai 15 ai 18 kg. Ragazzi, io vi voglio ringraziare per questa gioia che mi state concedendo, veramente lo apprezzo veramente tanto. Lo apprezzo veramente, è il regalo di laurea. Più bello, eh? Prepari tante. Preparo tante. Allora, questo voglio anche dire che è il primo pesce della stagione 2021. È il mio primo pesce della stagione 2021 di altura. Che pesce è, Angelo? L'hai visto? No. Tirate la distanza e qua raffinatela.
tirate tutte e due qua, raffiatela così come sta. Un'altra volta? Vai, vai. Sicuro? Sì, sì, sì. Aspetta, aspetta. Dai, che vede? Dai! I mortacci tu! Ed è grossa! Grande! Signori, ieri mi sono laureato e oggi mi sono fatto, anzi, Michele e Angelo mi hanno fatto il regalo più bello, questa meravigliosa ala lunga. Grazie ragazzi, grazie, grazie veramente, grazie mare. Che pesce stupendo, eh? Bene. Bravo Fede, auguri. Grazie ragazzi, grazie. Alla prossima laurea. Alla prossima. Così sono tre. Cosa? Eh? E la prossima la prendiamo in biologia, Maria. Così li studiamo meglio, questi bellissimi pesci, ragazzi. Seconda mancia oggi in compagnia di Angelo. Siamo senza il laureato oggi è a riposo. Siamo riusciti ieri a fare un pesce, adesso vediamo che riusciamo a fare. Tutta la mattinata che stiamo girando e non abbiamo visto un pesce, manco una marcatura. Gli ho fatto lo scherzetto col piede Angelo, ho aperto la frizione e speriamo che succeda qualcosa. Ci vediamo dopo. Eccola! Che è successo? Che è successo? Mollato! Fa vedere Angelo! Questo è quello che è rimasto dopo una partenza mostruosa. La parte della collana e più ci stavano una metrata di finale con l'esca, col conap dietro, quindi rostrato o a guglia grossa o pesce spada come presumo, che sennò così lontano dall'amo del cona non è possibile far tagliare. Tutto a posto? Tutto bene, sì, sì. Ok, va bene, a dopo, ciao. Sì. Ciao, ciao. Ralle, ralle. Che cavolo è? Non si ferma. Che fai? Dove vai? Come fai? Te devo togliere queste gambe? No. Tanto mi sa che ci ho tempo. Strike, dai! Finalmente! Che c'è là?
lunga. Bella, bei colori. Pesce tanto atteso. Non sai che aspettiamo la lunga mai. Spettacolo, bellissima. Bella ragazzi, ve la dedichiamo. Pesce stupendo, meraviglioso. Lampuga! Finalmente! Tua maestà! Bella! Bella. Apri la cresta con la bocca, la pinna! Bravo! Andiamo! Sapore di mare! Sì! Bella, vabbè, puntini blu, guardala, guarda che bella. Non lo so se si vede, hai 6 7 kg, 6 kg e 9 6 kg e 9 Angelo, io sono pronto ad uscire per fare la io serata. Già riempito, ho già imbastito le tutanare. A posto? Andiamo a Totani? Come no? Per 20 carità. Ore di pesca tra ieri e oggi. Per carità. Basta. Quasi 18 ore di pesca, è andata abbastanza bene. Ieri abbiamo pescato con Federico, si è appena laureato e abbiamo fatto un bellissimo regalo. Siamo stati anche fortunati perché potevamo imbiancare. E oggi ugualmente potevamo imbiancare e invece ho fatto a lui lo scherzo con il piede, ho fatto la falsa partenza. Poi abbiamo avuto la partenza vera che è stato sicuramente uno spada, ha reciso la collana, la parte preterminale, una mazzata sulla canna, e poi abbiamo fatto lo strike quello con la lampuga, che abbiamo chiuso bene la giornata. Dai, non è andata male. Il pensiero di collegare adesso tutte quante le clip non mi va per niente, però lo farò. Noi ci vediamo la prossima volta, un abbraccio, un saluto, iscrivetevi al canale, a presto, a presto. Dai, ciao.